La prima domanda è cosa ne penso io di Monster? Monster secondo me è un giovane lodabile, ed esempio, sta cercando di diventare sempre più bravo, sempre più capace di risolvere problematiche riguardanti soprattutto lo spaccio della droga. Allora, la gioventù di adesso sembra più improntata all'opposto di Monster, cioè a fare uso di queste sostanze piuttosto che a impedirne lo spaccio o a impedirne la propagazione. I ragazzi vogliono stare in gruppo e se li prendi singolarmente ti fanno dei discorsi che sono logici e che possono capire quello che fa Monster. Se li prendi in gruppo, niente. Sono un'alleata. L'esperienza che mi ha impressionato di più è quando siamo andati a Rogoredo, abbiamo visto in un certo punto c'era un albero in cui c'era proprio un bordello di siringhe intorno, ce n'era una puntata anche nell'albero e abbiamo fatto il ponte e abbiamo trovato un uomo che ci ha chiesto che cosa volevamo. E io gli ho detto: no, non vogliamo niente, non vogliamo niente. Era una vedetta, giusto per capire che chi passava voleva sapere se volevamo qualcosa. E io lì un po' ho avuto paura. Monster è un ragazzo come tutti, come tanti, che va a scuola, si impegna tanto a scuola. Vabbè, la matematica non è il suo forte. Si impegna tanto, è un bravissimo ragazzo, veramente bravissimo. Allora, è molto sensibile, dolce, come tutti i ragazzi, solo che lui ci mette più passione degli altri nelle cose. E quindi certe volte si introvertisce anche un po', no? Cioè ci punta, ci punta, ci punta, ci punta finché si introvertisce, però nello stesso tempo rimane molto generoso, cioè ogni giorno praticamente il progetto occupa la parte più importante della sua giornata perché ce l'ha sempre in mente. Ha un canale che segue ed è fantastico, è un canale che se non lo conoscete dovete per forza vederlo perché lui con questo canale riesce a spiegare un po' anche il progetto, no? E questo canale è fatto benissimo, è fatto benissimo. Sacrifica tantissimo tempo per divulgare questo messaggio che è importantissimo per il bene. Cioè lui ci tiene più della sua vita, ci tiene a questa cosa. E sacrificando, io glielo dico sempre, un po' la parte sociale. E invece, appunto, perché siccome si concentra sul progetto tralascia alcuni punti che sono appunto la parte della crescita di una persona. Allora, Monster vorrebbe collaborare con le forze dell'ordine, però le forze dell'ordine gli hanno detto in 4.000 modi che, cioè, come deve fare, non lo deve fare. Cioè, se tutti ci mettiamo, andiamo lì dai pusher e gli diciamo tu qua non spacci, è una cosa che facciamo a livello civile, ma lui non fa solo quella cosa, e quando vuole fare proprio il di più che si mette nel pericolo, quindi è legale fino a che appunto lo fa così, cioè come noi che potremmo andare lì dal pusher e dice guarda che tu qua non devi fare. Possiamo farlo, tutti lo possiamo fare, questa cosa. E questo non è illegale. E quando fai una rissa o fai una cosa così che diventa una cosa illegale, cerchi botte. Quando tu cerchi botte che li vuoi affrontare a viso aperto che non è legale, che devi aspettare i poliziotti. È ovvio che la difesa personale come conoscenza è importante. Però tante volte lui vuole che questa criminalità venga veramente sgominata, no? Con ogni mezzo, perché lui c'ha 3.000 gadget. Ok, grazie per la testimonianza. Arrivederci.